Mauro, buongiorno. Ciao Franco. Posso dirti una roba? Svelo che l'hanno smontata ma non sanno più rimontarla. Beh, ma c'è guarda questo che c'è, problema. Guarda che c'è il manuale. Sono lì in tre. Sul banco c'è il manuale aperto. Non sanno più rimontarla. Te lo volevo dire perché... Sul banco c'è il manuale e se non ci arrivano vengono a chiedere al papà. Esatto. Sì, in qualche modo la rimonteremo. Va bene. In qualche modo. Stanno facendo apposta a fare dei rumori molesti perché ma si sono ma se a te offesi. Piace l'officina si perché è viva. Va bene. Allora, spieghiamo una cosina. Abbiamo portato a casa il Bronco. Sport. Facciamo differenza col Bronco che vedremo. Rievocativo di quello che era il Bronco square body, quello quadrato degli anni 70, sì. Ok? Per cui che tanto assomigliava all'International Scout, ricordo sì, male. Sì, erano tutti square body, Cherokee Chief, i Blazer, il Bronco. A me il Bronco di quegli anni mi faceva lo trovo bruttissimo. Non so, è diventato un blasone, secondo me immotivato perché è brutto. C'ha sti fari spaventati davanti, per cui lascio cavalcare questa... Faro spaventato è bellissimo! lascio cavalcare questa voglia di Bronco vecchio, però quello nuovo mi convince e hanno rievocato bene la scatola, per cui mi piace. No. Però quello vecchio non capisco perché costi 100.000, 150.000, cioè incomprensibile il successo del vecchio Bronco, però così è e io da spettatore accetto quanto sta succedendo. Il Bronco Sport ha condiviso il pianale con un po' di macchine, anche una che arriverà in Europa con motori ridicoli, 1.400, 1.600, non si capisce perché abbiano motorizzato così piccolo, sicuramente è il competitor del Renegade, che è più o meno lo stesso taglio come stazza e come motorizzazione. Io ho preso una macchina che ho importato nella versione Badlands, e adesso andiamo a vederla dentro come abbiamo fatto l'altra volta, ripercorriamo un po' i dettagli, con il motore 2000 da 250 cavalli. Peccato che quando l'ho comprata su carta non mi convinceva, quando è arrivata volevo morire. Perché nonostante avessi preso una versione costosa, bella e ricca di accessori, mi è arrivata una macchinina davvero raso terra e un po' indigesta, capito? Ho dovuto aspettare... Non oggi perché non avevo tempo, non c'erano le parti per modificarla. Hai capito, Bob? Non ho fatto tanto, ma il risultato è esplosivo. L'hai cambiata completamente? L'ho cambiata completamente. I paraurti che erano plastica li ho smontati e fatti in tinta con una verniciatura. Ragazzi, tirare liscia una plastica ruvida non pensate che sia un lavoro semplice, ci vuole un buon carrozziere, una bella mano e soprattutto lo devi smontare. Siamo affezionati a questo tipo di parafango quando mettiamo un cerchio un po' cattivo, cerchio della Fuel con i bottoncini da richiamo per il bottone sul parafango, il bullone sul parafango, una bella gomma da 2,65 con tanta spalla, poco cerchio, tanta spalla, quindi prendiamo quello che è lo stile off-road del Bronco, un distanziale per andare a filo e un kit non esagerato perché questa ha una scocca portante per cui i bracci non ti vengono su come in un ram, non c'è il telaio, no? Per poterti allontanare da quello che è la meccanica di serie, per cui non potremmo neanche farlo più di così, però diciamo che una ruota più grande di così avrebbe poi avuto delle ripercussioni su quello che è la trasmissione e il rotolamento finale. In questa proporzione lo trovo bellissimo. È super equilibrato. È vero? Sì, 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 bello carico. Ho marcato che è uno sport con la cintura opachina, no? Riprendendo le righe nere, una piccola pezza sul cofano, però lo trovo bellissimo, di un bel colore. Abbiamo il frontale Bronco che ci sta, che davanti è Bronco, ragazzi, ditemi quello che volete. E la parte posteriore, te la tiro davanti perché devi andare dietro con la camerina. No, ci sono, vado io, sono qua Mauro. Guarda che bello che ha dietro. Sì. No, guarda com'è bello, cioè seduto su quelle ruote lì con questa carreggiata così larga è un'altra roba. Diventato bellissimo. Beh, è uno spacca Renegade, così è uno spacca Renegade. In più, a chi dirà, ma però il Bronco, no, di là dovete mettere 20-25 mila euro in più. Cioè, ho capito ragazzi che ci sono cose più fighe, no? Ci sono macchine più fighe della macchina che state guardando, però quasi sempre c'è un prezzo, un prezzo importante, per cui fammi dire 25 mila euro sopra... Magari vai su qualcos'altro. Certo. Eh?
Il motore l'avevamo provato, era comunque un motore assolutamente divertente. 10 rapporti, 250 cavalli, 2004 cilindri, non senti che è 4 perché non vibra, una cambiata dolcissima, sospensioni meravigliose. No, io così lo promuovo, così sono contento di averlo portato a casa. Così puoi essere orgoglioso. E di proporlo. Lo vediamo dentro, visto che hai parlato degli interni? Vai, vieni, ti prendo io. Che no, mi io piace te, quando senti là, così ce la spieghi. Mi piace quando lo commenti. Vai. Guarda, a parte che sono divertentissimi le grafiche. Beh, il cavallino bronco è bello ma vederlo. Ma a parte il cavallino bronco è proprio bello che quando apri il quadro viene fuori un tracciato off-road, no? Nel monitor davanti. Sei più bravo tu a parlare di interni e di stili, no? Adesso va questo monitor un po' esterno. Beh, è molto visibile. È vero che un pochino, Mauro, le ultime generazioni di vetture hanno tutto questo posizionamento. Credo che avessi iniziato Mercedes a posizionarlo lì. Devo dirti che al di là del fatto che sicuramente disturba un pochino l'andamento, Madonna, io lo prenderei a livello di visibilità, è sicuramente un altro pianeta averlo lì davanti. Però questo sto qua mi dà fastidio. Ma sai, lì, secondo me, tu invece con la tua genialità potresti studiare un qualcosina per in qualche modo mascherarlo, integrarlo meglio. Secondo me un altro appunto che ho sempre fatto alle vetture Ford di ultima generazione è che il layout di questi schermi non è secondo me al passo con i tempi e con il resto della vettura, perché gli interni secondo sono straordinari, ma la grafica, e chiedo anche a voi un parere, la vedo un po' obsoleta, la vedo un filo troppo Ford Fiesta. Ford è indietro però, Difatti con il sistema Sync, anche la Mustang, digitalizzazione della grafica, certo, non è moderna. Detto questo, chissà se volevano stare nel classico. Round touch molto comodo, stile Evoque, anche se sono stati prima gli americani a mettere il pomellone del cambio e a far sparire le leve. Hai il bronchino davanti, no? Il logo del Bronco sul sedile, ce l'hai sulla radio quando si accende, tetto apribile, sedili belli, i colori, il logo sull'alcantara. I materiali, dai, cioè, Mauro, perché i materiali ci sono. Pelle con l'alcantara inserito qui, e non è una cosa scontata. Tappetini no di moquette, ma contenitivi in gomma con l'antiscivolo e la firma Bronco, cioè c'è Bronco dappertutto, mi piace. Mentre era piccolo, povero, troppo triste di serie, così, ragazzi, è una macchina che in questa proporzione, in questa metratura, con i volumi interni che sono americani, mi piace. No, ce l'hai fatta, io non avevo dubbi che l'avresti stravolto con pochi interventi saggi come fai sempre, come fai da sempre, però sei riuscito a cambiarla, perché in serie Mauro non, cioè, sinceramente era difficile da digerire. E l'abbiamo anche detto, non è sì, che sì, siamo, sì. Infatti ragazzi, dovete pensare che non ho pubblicato il video della macchina com'era fino a oggi che l'ho preparata. Ho sofferto un po' perché non l'ho messa sul sito. Devo avere veramente i bruchi nel cervello. Sei fatto bene, perché credevi nel lavoro che avresti fatto. Credevo nel lavoro che avrei fatto, capito? Questi fascioni così alti di plastica, queste ruote piccoline all'interno. Cioè, sì, siamo proiettati nelle auto nuove che hanno le ruote offset. Sono a filo della carreggiata sempre. E sono generose, no? Di qualunque macchina si parli, la proporzione ruota oggi non è più come negli anni 70, che dovevi capire se avevano messo le ruote alle macchine o no. Certo. Per cui vedere questa, chiamarla Bronco, scrivere Bronco sulla mascherina con quel frontale e posteriore così convincenti, certo, cadi in un pacchetto, fammi dire che l'impatto è quello di da tre quarti, no? Quando vai a comprare una macchina te la mettono di tre quarti o te la fanno girare. Io prima non l'avrei fatta girare da nessuna parte, così ne sono orgoglioso e sono sicuro di bruciarla. Assolutamente, di venderla... sì, anche perché poi c'è sempre quell'effetto, Mauro, qui facciamo spesso riferimento, ma che è anche la parte emozionale che ci piace dell'acquisto di una vettura e della guida di una vettura, è che questa qui in giro ne vedi poche, per cui comunque la figata di usare un oggetto che non vedi dal vicino di casa o nella... Questa ce l'hai solo, capito? Questa ce l'hai solo. Devi spendere 10-12 mila euro in più di quello che è la pari categoria. Però hai una roba per avere un prodotto americano, dai, comunque ritorno a bomba, 2250 cavalli. Se andiamo a prendere un 2250 cavalli non lo pagate meno di così, per cui il confronto sarà sì con la categoria delle macchine che vi sto sfogliando nel video davanti, però nessuna di quelle che vi sto sfogliando nel video ha un motore 2250 cavalli. Vero. Eh? Bene, Mauro, complimenti come sempre, gran lavoro. A te, a quei ragazzi là che sì, forse hanno capito come si montano, dai, si intravedono, sì, lo montano. Oh raga, finisco dicendomi che al blocco del differenziale è un sistema di trazione con la discesa
pilotata e quant'altro, quindi ha anche voglia di portarti a spasso in fare fuoristrada, nonostante la scocca portante, che comunque il Gran Cherokee che ce l'ha da dagli anni che furono. Va bene. Ballistor.com, Bronco Sport, uno dei pochi in Italia, l'unico fatto così. Sicuramente il più bello. L'unico fatto così. Ciao!